Buongiorno a tutti, oggi sono in un posto veramente meraviglioso. Mi trovo sulle colline anghiaresi, fuori Anghiari, la città dell'autobiografia, e sono qui con un'autrice, Fiorinda Pedone. Ciao Ciao Fiorinda, Alessandra. grazie di ospitarci in questo posto Grazie a meraviglioso. voi e grazie a te che siete venuti. Fiorinda è un'autrice, ha già scritto libri, testi, anche di poesie. E abbiamo iniziato a lavorare insieme sul suo testo. Io mi sono occupata dell'editing di questo suo libro. E ci tenevo proprio che Fiorinda, per quello che abbiamo vissuto insieme in questo editing, raccontasse cos'è stato per lei. Infatti, la domanda che ti faccio, che può essere utile alle persone che stanno pensando se dare il proprio testo per un editing o vogliono saperne di più su che cosa sia fare un editing. Ti faccio questa domanda: com'è stato per te affrontare tutta una serie di interventi, di correzioni da parte mia che non hanno stravolto il tuo testo, ma che l'hanno cambiato? La parola che userei, è rassicurante. Okay. Questa è la Bene. parola che userei, che, può sembrare, insomma, cioè quasi in conflitto con un editing, però in realtà per me, avere una persona al mio fianco che, mi guidava e che, praticamente mi faceva vedere alcune cose che probabilmente io scrivendo non avevo riconosciuto, insomma, mi ha rassicurato molto. Sicuramente è stato anche un lavoro ad impatto emotivo molto forte, perché comunque anche se il lavoro non stravolgeva il testo, però ho dovuto fare i conti con tutte quelle cose che magari, insomma, io avevo visto in una certa maniera e altri occhi invece mi facevano vedere in un'altra. Quindi sì, è emotivamente forte, ma sicuramente rassicurante. Poi abbiamo fatto vari tipi di correzioni perché l'editing comporta una base di correzioni grammaticali, ma abbiamo anche un po' cambiato il tono, la musicalità del tuo testo facendo determinate scelte. Come l'hai vissuto? Perché comunque anche visivamente il tuo testo è cambiato. Sì, questa credo che sia anche la cosa che mi è piaciuta di più, perché io mi rendo conto che quando scrivo, scrivo e non penso altro. Quindi, anche qui, vedere che invece, insomma, quello che avevo portato fuori si poteva, insomma, lo potevo trasformare, grazie chiaramente al tuo aiuto, e poi rileggerlo e sentire che c'era un'armonia che in realtà quando non era, non, prima della trasformazione ce n'era di meno, e questo mi è piaciuto perché, insomma, l'armonia nel testo è musicalità, è ritmo, è tutta una serie di Di cose cose, che, di di aspetti. aspetti importanti. Quindi, bello, io adesso, insomma, devo dire, rileggo il mio testo e ne sono ancora più innamorata. Bene, anche se tu hai rappresentato una cosa che io dico sempre, che è quella di non legarsi mai al proprio testo, ma di perseguire il miglioramento. Nel senso che a volte il rischio che corrono molti autori è quello di rimanere un po' chiusi nella difesa del proprio testo e di non perseguire invece un costante miglioramento. Invece tu, pur con le difficoltà, hai perseguito questa strada, hai accettato molte cose che magari nel primo impatto non erano facili, ma sei stata molto aperta su questa strada di migliorare, di crescere. Ti spiego, è il mio lato curioso. E questa cosa qui mi permette di aprirmi e anche a essere fiduciosa, perché comunque ci vuole anche fiducia, dare un testo in Certo, è mano. fondamentale la fiducia, dici bene, perché tra l'editor e l'autore ci deve essere questa fiducia, perché a volte è chiaro che l'editor non deve forzare, quindi la voce Certo. deve sempre essere quella dell'autore, infatti l'editor non deve riscrivere, ma deve suggerire il cambiamento, quindi sono pochi i casi in cui l'editor deve intervenire scrivendo, veramente pochi, quello è il lavoro nella figura di ghostwriter, quello che scrive, ma ci deve essere questa fiducia, questo grande rispetto reciproco. Sì, è vero, e poi io ho sempre sentito questo: quando quello che fai poi in qualche modo lo trasformi e nel trasformarlo ti piace ancora di più, secondo me è la formula vincente, Certo, ok? certo. Perché è quello che in qualche modo ti dice, cioè prima ti piaceva, dopo ti piace di più,
Qual'altra risposta devo trovare? Però adesso ti faccio anche una domanda corretta e poi ti lascio. Qual è stata invece la difficoltà? Che cosa invece di questo lavoro per te è stato un po' difficile, la parte più pesante? Sicuramente la parte più pesante è stata quella di trovare parole che sostituivano le tante ripetizioni che io nell'andare avanti del testo avevo messo. Quindi veramente trovare sinonimi, trovare insomma parole che poi si adeguassero bene, anzi che dessero ancora più armonia Che fossero al. quelle giuste, Giuste, e certo. lì quando qualche volta mi sono arrivate le correzioni, insomma, tutti quei gialli, insomma, ok, com'è? E lì ho trovato, ho detto, oddio, non ce la farò mai, non ce la. Ho pensato tante volte, infatti tante volte ti ho mandato messaggi, non ce la farò mai. Ho avuto paura veramente di non farcela, però ho sempre sentito quello che ti ho detto all'inizio, sentivo di essere seguita, sentivo che comunque non c'era nessun giudizio nel lavoro che Assolutamente. stavo facendo e che stavi facendo insieme a me, e quindi poi sapevo che se proprio non trovavo il modo giusto di cambiare quella cosa, sapevo che c'eri tu Ah, che mi con una avresti. bella responsabilità. Sì, No, è però vero, è così, deve essere è così, deve vero, essere così. sapevo, insomma, o perlomeno che non che tu mi avresti cambiato quella cosa, ma che mi avresti dato lo strumento Certo, deve essere così, per deve arrivare essere così. a cambiare. Invece il lavoro l'hai finito bene, adesso faremo ancora una rilettura perché siamo un po' Sì, pignoli, sì. ma poi insomma ne parleremo del tuo lavoro che è molto bello, molto emozionante, quindi avremo sicuramente occasione di raccontarlo ancora. Ti Benissimo. ringrazio tanto, Grazie a Fiorinda, e te. vado a farmi una passeggiata in queste colline meravigliose. Andremo insieme. Bene, a Bene. presto. Ciao, grazie.